Ciao bellezze, non facevo video già da un po' e quindi ho deciso di recuperare un attimino e oggi vorrei parlarvi di tutti i burri di cacao che ho provato finora. Inizio un po' da quelli vecchiotti, anzi il primo che avevo comprato era la Dolcilabbra di Alchemilla nella versione lime. Ovviamente non si potevano odorare perché anzi ancora oggi hanno questo sigillo di garanzia, per cui già prendo parte anche il PAO e quindi nel negozio non c'erano, diciamo, i tester, quindi l'ho preso così alla cieca. L'odore, anzi ormai non mi ricordo più, io l'ho distrutto perché io quando uso i burri cacao li finisco fino proprio alla fine, quindi qui non ci deve essere più nulla. E infatti, anzi, vi faccio vedere che nel momento in cui voi arrivate alla base del burro cacao, avreste ancora questa quantità appunto di prodotto da utilizzare. Io ogni volta cerco di finirle con un pennellino per le labbra, scavo, scavo, scavo finché appunto non finisce il burro cacao. Questo al lime mi era piaciuto, non era un burro cacao che si scioglieva troppo in fretta e anche non si scioglieva d'estate. Quindi io abito in Sicilia, ci sono almeno 40 gradi d'estate e questo burro cacao al lime, almeno questo lotto qui, era sempre rimasto solido e quindi non mi ha mai creato problemi. Era anche davvero idratante, anche se l'ho usato comunque nel periodo estivo, dove le labbra non hanno tutte queste le stesse esigenze, ecco, che d'inverno, e quindi mi era piaciuto. L'odore era fresco, però mi aspettavo qualcosa di più agrumato, perché il lime credevo che sarebbe stato molto più agrumato di quello che invece ho trovato, forse era leggermente anche dolce per i miei gusti, per cui non l'ho ricomprato e poi comunque ero curiosa di tutti gli altri gusti di Alchemilla, così non l'ho più ricomprato, però mi sono trovata davvero bene. Il secondo che avevo comprato, vi dico che era questa qui, a Dolcilabbra sempre di Alchemilla alla torta di mele. Sapeva sempre di... Sì, sembrava una torta di mele appena sfornata, era un odore dolce, anche questo qui non si era mai sciolto neanche d'estate, perché poi siccome io ogni volta ho almeno 3 burri cacao aperti, li uso nell'arco più o meno di un anno, quindi anche se hanno il PAO di 6 mesi effettivamente non gli è successo nulla ed è per questo motivo che l'ho usato sia d'inverno che d'estate. Era molto più, credo anche molto più idratante di questo qua di al lime. E potrei anche ricomprarlo, anche se piano piano poi ho scoperto altre cose, quindi ora vi farò vedere. Quindi torta di mele per me è stata top. Era il lotto 06-17 e questo qui appunto mi piaceva perché non era sbrodoloso. Poi avevo comprato anche il cappuccino, perché io ormai non posso bere il caffè perché boh, mi fa venire la gastrite, ma mi piace tantissimo l'odore del caffè. Ancora si sente. Ancora si sente e l'odore rimaneva anche sulle labbra per alcuni minuti. Dopo, ovviamente, diciamo io mi abituavo all'odore, per cui non lo sentivo più. Ma secondo me, se sentiva almeno una persona esterna, insomma, l'avrebbe potuto sentire. Non ho fatto le prove, ecco. E quindi, cappuccino. Questo invece aveva il difetto che era sbrodoloso. A me i burri cacao sbrodolosi non piacciono, perché poi magari si sciolgono, non posso tenere nella tasca del giubbotto, e quindi questo era sicuramente più adatto per l'inverno e poco adatto per l'estate, anche perché l'odore poi cambiava un pochettino quando il burro cacao era così sciolto. Quindi questo non lo ricomprerò, anche se l'odore era davvero davvero buono, se avevo appunto di caffè cappuccino. Poi, spinta dal prezzo basso, ho comprato questo qui della Sien Nature, anzi, e costava soltanto 1 euro, anzi 99 centesimi, era la calendola, sa di calendola, e questo aveva un colore giallo, sembrava più quasi un unguento, ed era molto molto sbrodoloso, secondo me non idratava per nulla. Ma ho letto recensioni in cui le persone, tante ragazze, si erano trovate bene, per cui insomma, per 99 centesimi si può provare, ma io personalmente non lo consiglio perché non mi sono trovata affatto bene. Poi ho provato anche cioccolato bianco. Questo cioccolato bianco è analogo al lime e torta di mele. Il lotto è 02-17. Sapeva di vaniglia e era anche questo duro, tutti usati fino all'ultimo goccio. E
Questo appunto sapore di vaniglia era duro e mi andava bene sia d'estate che in inverno. D'inverno non era particolarmente idratante. Trovo che quella della torta di mela fosse più idratante rispetto a tutti gli altri di Alchimilla provati. E quindi non lo ricomprerò, anche perché appunto devo ancora arrivare a quelli che ho provato. Poi invece uno che a me non piace sinceramente. C'è mia madre ed è Mondor Latte. Questa confezione verde. Lei si è trovata molto molto bene, l'odore mi piace tantissimo, a me l'odore non dice niente, quindi non piacendomi l'odore non lo comprerei. Questo l'ho comprato per lei, l'ho usato qualche volta e appunto l'odore non mi faceva impazzire, per cui l'ho già eliminato dalla lista dei desideri. Però a lei piaceva, anche ad una mia amica piace tantissimo, per cui boh, da vedere. Poi. Quale ho usato? Ecco, Ice Mint di Dr. Organic, all'SPF all'SPF 15. D'estate però è super super sbrodoloso. Questo si apre invece così, invece che da sotto. Ecco, ora d'inverno mi crea pure problemi. Perfetto, non riesco più ad aprirlo, non so neanche io come mai. Mi sa che si è rotto pure il pack, quindi ecco, un inconveniente brutto. Strana questa cosetta. Niente, non si apre più, ecco. Quindi già vi faccio vedere che è un punto negativo, ecco. D'estate è così sbrodolosa che praticamente quando l'applicavo sulle labbra mi ritrovo dei pezzetti di burro cacao. Invece l'effetto è molto molto bello, molto buono, perché sentivo proprio le labbra rinfrescate, perché essendo la menta è molto molto fresco. Quindi d'estate con i 40 gradi era bellissimo. Il finish molto lucido, un pochettino come questo qui. Per cui se anche fatto un trucco un po' più pesantuccio, un po' più importante, si può anche mettere un burro cacao, perché essendo appunto pieno di menta va a quasi a rimpolpare le labbra. Per cui mi era piaciuto, solo che ora non si apre più. Ecco, non lo so, vedremo. Di sicuro non lo ricomprerò, costa più di 5 € e non credo che lo ricomprerò. Ho provato un altro che è questo qui della Sea and Milk and Honey, quindi il miele e latte. L'odore è molto molto buono, non l'ho ancora usato tutto, c'è una grande quantità di prodotto, l'ho usato d'estate, mi è piaciuto, non era troppo sbrodoloso e mi sembrava che idratasse bene appunto le labbra. Dovrebbe avere l'SPF 20, non so perché qui non è riportato. E io mi sa che non ho più la confezione esterna. Oh, peccato. Mi informerò in caso. Comunque dovrebbe avere l'SPF 20 se non sbaglio. Poi quello che sto odiando, odiando è Crazy Rumors ed è quello che adesso ho sulle labbra. Mi è quasi finito, manca praticamente qualche goccina ed è sbrodoloso. A me questi sbrodolosi, ripeto, non piacciono. Ma questo finish lucido, anche se non è troppo sbrodoloso, d'estate diventa più sbrodoloso del solito. Quanto mi pare? 4. 4,4 ml di prodotto. La cosa che odio di più è, innanzitutto c'è il fatto che non idrata, secondo me, non idrata per nulla. L'odore non è di arancia e bergamotto come c'è scritto qui, ma è un odore un po' più finto, con tutto che è un prodotto bio, perché è venduto su Ecoverde. Loro sono molto attenti nella scelta degli ingredienti, nella scelta dei prodotti, e quindi leggono bene gli ingredienti. Ma poi contiene stevia. Ecco, contiene stevia. Praticamente se io dovessi mangiare qualcosa e dovessi che so, toccarmi le labbra, sento questo burro cacao dolce e mi dà un fastidio tremendo. Ma siccome non butto nulla, ormai l'ho finito. La confezione invece il pack è ottimo perché si chiude molto molto bene. Molto molto bene. E si srotola praticamente, quindi non mi ha mai creato problemi, quindi non si è rotto. Questo invece già va malissimo. Tutti questi di Alchemilla invece hanno un pack un po' così. Molte volte mi ritrovavo con burro cacao aperto perché non è proprio. Non ha una chiusura bella ermetica. Il miglior pack invece che c'è, e vabbè, appunto quello. Anche questo della Sien si chiudeva molto bene. Fa lo scatto, per cui non rischiate di ritrovarvelo aperto da qualche parte. E quindi questo qua di Crazy Rumors è veramente veramente buono come pack, ma come burro cacao non mi piace per niente. Quello che. Ah, ecco. Ho provato anche Revitalizing di Pro Bio, però vecchia versione. All'inizio mi piaceva moltissimo, lo vedevo super super idratante, mi trovavo veramente veramente bene.
E quindi non capivo perché c'erano tutte quelle recensioni negative in giro e non capivo appunto perché pure io poi abbia dovuto riformularlo. Sono arrivata a circa metà del prodotto e ho iniziato a farmi, a sgretolarsi. Quindi la stessa storia di questo qui di Dr. Organic, io l'applicavo e mi rimanevano dei pezzetti sulle labbra. Quindi terminarlo è stato davvero difficile. L'odore era molto buono e l'idratazione era proprio ottima. Quindi sì, sono tentata di comprare la full size della nuova formula perché era veramente veramente buono, super super idratante. Il packaging non ha lo scatto, quindi c'è il rischio sempre di ritrovarselo aperto da qualche parte. E poi, quello che invece amo di più di tutti è Thea Natura. A parte il packaging, perché usandolo tantissimo, perché io me lo porto un po' ovunque, nella borsa, nello zaino, ovunque, nella tasca del giubbotto, eccetera. Quindi si chiamava Melus, insomma la linea Melus, la mia luce, ed era balsamo labbra e qui argan e cioccolato. L'unica cosa è che se siete spinti dal nome e quindi magari volete trovare argan e cioccolato, rimarrete subito delusi, ve lo dico subito, perché sa invece di arancia, quindi un odore agrumato, ma molto molto buono, proprio arancia di quelle buone, non di quelle finte. Ha però il colore del cioccolato. Lo sto finendo, mi dispiace tantissimo, lo ricomprerò assolutamente. Io l'ho comprato a 2,79 euro. Ora, mi credo che fossero 5 ml di prodotto, ormai non si legge niente. I denti ottimi, idrata benissimo, è duro anche d'inverno, anche d'estate, scusate. D'estate e d'inverno, quindi ora io per applicarlo faccio un pochettino fatica, quindi però a me piacciono questi burri cacao così. Ha un finish leggermente lucido, non troppo, e quindi è duro, cioè bisogna raffia. Fa attrito con le labbra. In inverno quando fa molto freddo, quindi all'inizio bisogna proprio appoggiarlo sulle labbra in modo che si sciolga un pochettino, però io adoro questa consistenza e quindi per me è proprio il top del top. E un altro che invece è buonissimo è Camélie, More e Mirtilli. Cioè lo dovete avere. Innanzitutto sono 8 ml di prodotto per 3,50 euro, ma si può sempre trovare in sconto. E cioè vabbè, una quantità pazzesca. E l'odore è fenomenale, l'odore è dolciastro, ma anche appunto di frutti di bosco. E sulle labbra ecco, si scioglie subito. Quindi secondo me d'estate diventerebbe sbrodoloso, però lo amo così tanto che potrei accettare anche questo difetto per me, perché d'estate appunto vedo che si sciolgono. Adesso cercherò di utilizzarlo di più, è che mi ero impegnata a finire questo. Adesso sarà lui quello che utilizzerò di più. Questo me lo conservo perché non voglio che finisca. E quindi questo qua di sicuro lo ricomprerò per l'inverno prossimo, ne sono sicurissima, buonissimo. Ci sono anche altre versioni, però io credo di essere ormai innamorata di More Mirtilli, buonissimo, assolutamente consigliato. Ora, mia mamma è stata pure in Germania, ha comprato questo qui di Alverde, l'ho provato, appunto anche questo qui della Lidl alla calendola aveva questo colore e questa consistenza, quindi sembra più un balsamo, non proprio un burro cacao. L'odore non è particolarmente invitante, diciamo. Sa di appunto di burri, di tutti questi olietti che sono contenuti qui dentro. E contiene 4,8 grammi, costa soltanto 1 euro. L'ho provato ed è molto molto nutriente, idratante, per cui sì, super consigliato. Migliore di questo, di quelli alla calendola della Sien, perché quelli aveva anche un odore molto particolare. Questo invece mi sa di più nutriente, formulato meglio, ecco. Ora, e poi avevo fatto una volta un ordine su Sephora dove ho comprato i pennelli di Zoeva e mi è arrivato questo campioncino. È un lip balm alla fragola. Ah, appunto, sa di fragola e ha ingredienti buoni, quindi non contiene siliconi, eccetera. Quindi l'ho usato, solo che l'ho ottenuto per un bel po' prima di aprirlo. E adesso, quando ho deciso di provarlo, sarebbero 3 grammi di prodotto, 3 ml di prodotto. Ma io lo vedo solido, quindi non so se è scaduto o non lo so. E poi non mi sembra così pieno di prodotto, poi non so. Insomma, veramente veramente strano, dove è proprio solido, sa di unguento. L'odore è buono, però solido e poi appiccicoso. Boh, non mi fa impazzire, sinceramente. Ed è di Lano Lips 101 Ointment Multi Balm Strawberry. Multibalm Fresh, vabbè, 3 grammi contiene.
non so, non mi invita, ecco, non mi, nel senso non è tanto invitante per me. Poi dovrei, visto che adesso chiudo questo, finisco questo, mi rimangono questi due aperti. Quali vorrete, quale vorreste che apristi per primo? Questo qui di Lavera, che però sa di olio di ricino, nel senso come odore sa di olio di ricino, dovrebbe essere molto nutriente. L'ha provata mia mamma e l'ha finito pure, si è trovata bene. Io invece devo ancora testarlo, avevo comprato questo doppio pack proprio per vedere come sarebbe stato. Avevo letto ottime recensioni, quindi mi aveva incuriosito. Ho pagato pochissimo appunto per due balsami ed è al melograno Repair. Oppure avevo comprato pure questo qui di Logona all'acido ialuronico, non so. Quale apro per primo? Non so, di quale vorreste avere la recensione per primo? Fatemi sapere e ditemi anche quali sono i vostri burri cacao preferiti e quali mi consigliate di comprare in futuro. E invece d'estate aprirò questo qui, a dolce labbra alla mela verde, sempre di Alchemilla. Quando erano usciti questi nuovi gusti non potevano provarli, per cui niente, l'ho comprato, ma ancora è sigillato totalmente. Vi farò sapere. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima.